Buongiorno a tutti, grazie intanto per l'occasione di essere stato coinvolto a questa manifestazione. Ringrazio Federica soprattutto e apprezzo la sua caparbietà quando per la prima volta ho visto la fotografia di Federica ad un giornale che portava questo cartello che è alle mie spalle. Mi sono detto: che testimonianza bella questa ragazza e che coraggio, diciamocelo chiaramente, non è da tutti, perché alcune cose le diciamo ma sommessamente, invece metterci la faccia ed essere in piazza è stata non solo un'azione di coraggio ma anche un grande atto di testimonianza. Sapete bene che il Catechismo della Chiesa Cattolica, oltre alle tre virtù teologali che conosciamo, fede, speranza e carità, ci parla delle quattro virtù cardinali: prudenza, fortezza, temperanza e giustizia. Quindi vivere la giustizia all'interno della nostra vita è un impegno preciso, quello di essere ogni giorno in campo sforzandoci di vivere e di applicare il sentimento di giustizia. Allora, con questi sentimenti ricordiamo questa manifestazione di oggi, mi riporta indietro di 31 anni, quando io frequentavo la quarta elementare, ero come qualcuno di voi. Ecco, abbiamo fatto 15 minuti di silenzio quella mattina che l'insegnante ci fece stare seduti e abbiamo in silenzio ricordato Giovanni Falcone. Poi, come è stato ricordato poc'anzi dal sindaco, un po' di giorni dopo la stessa sorte toccò ad un altro grande gigante. Io vorrei dirvi una cosa, prendendo a prestito le parole di Franca Ciampi, la moglie dell'ex Presidente della Repubblica, di non lasciarci condizionare dalla TV spazzatura. Ricordo quando venne girato un film in cui si narravano le peripezie, un po' la storia di come si chiamava? Totorino. La mattina vedevi i ragazzi andare a scuola con un atteggiamento quasi da boss. Erano tutti mafiosetti la mattina. Allora dicevo, la TV a volte ci porta a guardare, perché è facile lasciarsi condizionare, soprattutto all'età fertile, no? Quando si va a scuola, ecco, bisogna ricordare questi gli eroi sono stati Falcone e Borsellino, Don Pino Puglisi, anche per quanto riguarda, diciamo, il campo cristiano. Questi sono gli eroi, questi sono i valori e le immagini da portare dietro. Non è chi dimostra la propria forza, poi avendo torto peraltro naturalmente, no? Chi pratica la giustizia, la vive e la mette in moto ogni giorno è un uomo degno di onore. Noi oggi utilizziamo il termine onorevole, tante volte anche abusato, e abusando il termine. Onorevole è chi è degno di onore. E allora, se noi ci facciamo onore ogni giorno, camminiamo con la testa alta. E diceva un mio compaesano, un vescovo, meglio che abbiate anche la forza di saper dire no, perché meglio una volta arrossire che 100 volte impallidire, va bene? E allora preghiamo per Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Padre Pino Puglisi, per tutte le vittime della mafia e per tanti dimenticati. Giovanni Paolo II nella Valle dei Templi disse che verrà un giorno il giudizio di Dio. Papa Francesco, a distanza di qualche decennio, qui nella vicina cittadina di Cassano Ionio, ha utilizzato le stesse parole, che sono le parole del Vangelo, e il Vangelo ci farà liberi. Allora, cari ragazzi, un augurio per il vostro prosieguo scolastico, per la vostra vita, per tutti i sogni che avete, che siano sempre sogni improntati al bello e al bene. Poi si deve tendere alla perfezione. Siamo claudicanti, siamo peccatori, sbagliamo, ma l'obiettivo è raggiungere il bene. D'accordo? E allora ringrazio poi anche le autorità che hanno preso parte a questa manifestazione, l'amato sindaco che è sempre puntuale, preciso, perché tante volte ci interscambiamo anche simpaticamente i ruoli. Però ecco, quando si porta una parola. La parola del bene, della speranza, che è l'unico elemento che caratterizza l'agire umano, la speranza che non si conclude,
con il nostro pellegrinaggio terreno, ma la speranza di essere eterni, di vivere sempre con Dio e con i santi. Va bene? E allora ci affidiamo alla Madonna. Qui vicino c'è un quartiere, San Zaccaria, la chiesa è dedicata a Sancta Maria de Justicieris, che era il luogo dove si amministrava la giustizia. Vedete, passano i secoli, passa il tempo, passiamo noi, ma i valori restano sempre, sono immutati ed immutabili. Va bene? Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Ho tenuto tantissimo alla presenza dei carabinieri e soprattutto dell'apporto fondamentale e prezioso del comandante di stazione, il maresciallo Annabella Crocco. Io credo che il rispetto e l'ammirazione per la divisa, nonostante alcuni hanno e continuano a sporcare l'onore della divisa, sia fondamentale, e la sinergia tra loro e la società civile sia l'unico modo per provare a combattere contro la mafia. Quindi prego, comandante. Buongiorno a tutti. Saluto le autorità presenti, soprattutto il corpo docente e i ragazzi. È bello vedere tanti giovani qui oggi a questa ricorrenza. Cos'altro aggiungere rispetto a quanto detto dal sindaco e da Don Cesare sull'importanza del ricordare? Ragazzi, dovete stare sempre attenti, perché la mafia, le diverse mafie non sono scomparse con le morti dei boss o gli ultimi arresti. La mafia, generalmente intesa, è sempre lì, che è pronta ad insinuarsi nella società civile, quindi è importante soprattutto coltivare, uso questo verbo perché ci credo fortemente, coltivare la cultura, il senso civico dei ragazzi, partendo, come ha detto il sindaco, dalle scuole elementari, quindi in una fascia d'età così tenera, malleabile. Cosa dire? Gli esempi sono importanti. Il giudice Falcone, il giudice Borsellino e tanti altri hanno perso la vita nell'adempimento del loro dovere. Tutti quanti, se ci pensate bene, soprattutto chi come noi ricopre delle cariche pubbliche, cerca nel suo piccolo di perseguire la legalità, di dire no. È importante dire no, saper dire no e andare avanti seguendo questi esempi. Sono passati 31 anni, voi non eravate ancora nati, alcuni come me eravamo piccoli, ma quelle immagini della strage di Capaci e poi di Via D'Amelio, così come tanti altri brutti episodi della nostra storia, sono radicati e sono attuali. Quindi bisogna coltivare questi esempi. Studiate, perché studiare, come abbiamo avuto modo di parlare anche ieri nell'occasione alle scuole, studiare rende liberi, e essere uomini liberi è secondo me il migliore investimento per la società civile. Quindi ringrazio la coordinatrice, la dottoressa Giovinco, per l'invito e per queste occasioni che sono fondamentali. Dobbiamo coltivare il ricordo, ricordarci il nostro passato per non incorrere nuovamente in errori, errori che possono poi determinare il nostro futuro. Voi siete il nostro futuro, ragazzi, quindi confidiamo tutti quanti in voi, cercheremo nel nostro piccolo, ognuno nei propri ruoli, di dare il buon esempio, e ringrazio gli insegnanti che sono davvero come dire, i nostri collaboratori di fiducia, e sono importantissimi nella loro opera di addestramento e di educazione quotidiana. Grazie a tutti, buona giornata. Quello che ha detto il comandante lo diceva anche Falcone,
cioè che saranno le generazioni future a sconfiggere la mafia. Per questo voglio chiamare tutti i ragazzi che sono il centro di questa manifestazione qui davanti. Venite tutti qui, tutti i ragazzi qui insieme a loro. Davanti, davanti. Voi fate un po' di fare secondo me. Chi parla davanti? Allora, io ringrazio le insegnanti e i ragazzi che hanno voluto portare il loro contributo qui, quindi passo subito la parola a loro che sono i veri protagonisti. Da questo lato. Buongiorno a tutti, sono Franco Calabria della Terza D e oggi siamo qui 23 maggio per celebrare la festa della legalità, per onorare le morti dei due giudici storici per importanza, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che diedero la loro vita per la lotta contro la criminalità organizzata e per sostenere i loro ideali. E noi dovremmo essere tutti quanti debitori loro perché difesero il nostro Stato e soprattutto migliorarono la qualità della nostra vita, dando a noi protezione. E la mafia decise di ucciderli per intimidire lo Stato e soprattutto per affermare il proprio predominio, cosa che non fu di certo così, anzi ottenne l'effetto contrario, perché ci fu uno shock a livello nazionale. Migliaia di centinaia di persone aprirono gli occhi, così come lo Stato, che reagì con fermezza. Ne è un esempio il recente arresto del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, latitante da oltre 30 anni. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino morirono nelle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, ma su questo passerei la parola alla mia compagna. Sono Murano Martina della Terza D. Nel maggio del 1992 Falcone raggiunge i numeri necessari per vincere l'elezione a superprocuratore, ma il 23 maggio 1992, mentre torna da Roma a Palermo, dove lo aspettano Paolo Borsellino per festeggiare il suo nuovo ruolo di superprocuratore, viene ucciso in un attentato mafioso. Dalle cariche di tritolo vengono posizionate sull'autostrada, azionando un telecomando che innesca un'esplosione. E Falcone e la moglie muoiono anche insieme ad altri tre uomini della scorta. Questa viene chiamata la strage dei Capaci. La strage di Via D'Amelio ha come protagonista Borsellino, che già viene avvisato nel 91 di quello che sarà poi la sua fine, il 19 luglio del 1992, dopo aver pranzato a Villa Grazia. Già era a conoscenza di un forte legame che aveva lo Stato con la politica e anche appunto con la mafia. Per questo iniziò a fare numerose manifestazioni e indagini in segreto. Così il 19 luglio 1992, durante la strage in Via D'Amelio, 100 kg di esplosivo vengono posizionati in un'auto che nell'esplosione uccide Borsellino con altri 5 agenti. Probabilmente per agire in questo modo, oltre all'ideale, ci deve essere un grande disgusto e un grande ribrezzo per le cose attuali. Qualcosa che non si accetta e l'ideale giusto per correggere quella cosa. Le idee che rimangono sono quelle che hanno cercato di correggere il mondo e ancora oggi non ce l'hanno fatta e che quindi devono trovare spazio nelle menti di altri uomini che le facciano proprie e le utilizzano a proprio dovere.
I grandi uomini e le grandi idee da soli non vanno da nessuna parte. Il mondo non lo può cambiare un uomo solo. La mafia è un modo di pensare, di agire e di sottomettersi. La cultura mafiosa ha messo radici, ma le radici possono essere sradicate. Un albero può essere abbattuto, ma un uomo solo non ci riesce. Passo la parola alla mia compagna. Sono Chiara Casole della Terza D. Tanto tempo fa la mafia era già un argomento parlato, infatti possiamo parlare del celebre poeta Leonardo Sciascia, che si occupò di questa tematica davvero importante. L'autore siciliano dava interesse alla situazione socio-economica del suo paese di origine. Infatti, nel brano, l'autore racconta come avviò il discorso del capitano Bellodi. L'incarica un processo a indagare l'omicidio di Salvatore Colasberna. Quest'ultimo piccolo imprenditore non si era piegato alla protezione della mafia, infatti fu ucciso per questo. La conclusione fu che alla fine di tutto ciò, Bellodi disse al diavolo la Sicilia, al diavolo tutto, perché si riferiva all'omertà della Sicilia. Le persone che aveva deputato e che aveva chiamato a favore avevano deciso di non parlare e di nascondersi proprio perché avevano paura della mafia. Questo argomento ci è piaciuto molto perché la Sciascia narra un problema ancora attualmente oggi. La mafia è un argomento molto significativo, dato che molte persone hanno rischiato la vita per proteggerci da questo fenomeno. Hanno lavorato notte e giorno senza mai chiedere aiuto, tra cui Falcone e Borsellino, due grandi eroi che hanno lottato fino alla fine e che ancora oggi vengono ricordati con il loro sacrificio. Passo la parola alla mia compagna. Buongiorno a tutti, mi chiamo Giulia Meringolo e faccio parte della classe terza C. Nelle ultime lezioni in classe abbiamo parlato di legalità e abbiamo incontrato uno degli scrittori e giornalisti più famosi in Italia, ovvero Roberto Saviano. E abbiamo approfondito qualche suo testo. Tra questi troviamo Vieni via con me, dove Saviano scava all'interno delle vecchie e delle nuove ferite del nostro paese, come ad esempio l'espansione della criminalità organizzata. E come classe abbiamo deciso di leggervi ciò che ci ha colpito e fatto riflettere su questo fenomeno. Quando si parla di criminalità organizzata, arriva come una sorta di malinconia finale. Cosa possiamo fare di fronte a tutto questo? In realtà non è tutto scuro ed è fondamentale parlarne. C'è un esercito di persone che combatte quotidianamente le organizzazioni criminali. Non solo con i mitra o con la bilancia della giustizia, ma facendo bene il proprio mestiere. Una delle cose che le organizzazioni temono di più è l'agire da uomini, l'agire con dignità, il non piegarsi, il non chiedere come un favore ciò che ci spetta di diritto. Ogni volta che si considera il problema mafioso come un problema lontano da noi, ogni volta che si dice la frase «tanto si ammazzano tra di loro», si sta facendo un grande problema, un grande regalo alla mafia. Ogni volta che un telegiornale manipola l'informazione, si sta facendo un favore ai clan. Ma quando senti che stai agendo perché queste storie sono le tue storie, quando senti che un sindaco viene ammazzato perché ha fatto bene il suo lavoro e senti quel sindaco come il tuo sindaco, quando senti che queste storie ti riguardano perché ti tolgono la tua felicità, il tuo diritto, perché ti costringono ad andare a chiedere un lavoro, ti costringono a pagare la casa a un prezzo troppo alto perché le organizzazioni investono soprattutto nel cemento, prendendosi tutto il mercato immobiliare di una grande città. Quando senti tutto questo, allora qualcosa sta cambiando. C'è una frase di Tolstoi molto bella che dice: non si può asciugare l'acqua con l'acqua, non si può spegnere il fuoco con il fuoco, quindi non si può combattere il male con il male. Nel momento in cui ognuno di noi non fa il male, sta facendo arretrare loro e sta forse sognando un'Italia diversa. Inoltre, se la gioventù negherà il consenso, la mafia svanirà come un incubo. Come dice Saviano, infatti, uno degli strumenti più validi affinché tutto questo accada è raccontare, perché le parole sono atti. Ed è per questo che fermare la parola significa fermare il fare. Raccontare come stanno le cose vuol dire non subire. A fare paura non è l'uomo che racconta. Sono le tante persone che ascoltano, gli occhi che leggono una storia e le tante lingue che la raccontano. Ciao a tutti, sono Amadio Roberto della Terza D e ora vi leggerò un pensiero di un libro che abbiamo letto insieme.
Le parole sono pietre, usiamole per costruire ponti, per unire le coscienze di chi non sopporta più la tirannide della mafia, l'ipocrisia di chi dovrebbe combatterle e le menzogne di chi continua a girarsi dall'altra parte. Questo pensiero è tratto da un libro, Non chiamate gli eroi, ed è stato scritto da Nicola Gratteri. Sono Maria Vittoria Liguori, della classe 3B, e abbiamo scritto un pensiero. Ai magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e tutti coloro i quali hanno combattuto contro la mafia ci hanno lasciato in eredità i loro sogni, le loro speranze e il loro coraggio. Noi giovani abbiamo il dovere di custodire il loro dono e impegnarci ogni giorno per costruire un mondo migliore. Insieme dobbiamo, insieme si può. Come diceva il giudice Falcone, gli uomini passano, le idee restano e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini. Buongiorno a tutti, sono Nicola Rossi della 3A e oggi è il 31 anniversario della strage di Capaci. È una strage in cui hanno perso la vita il giudice Falcone con la moglie e gli uomini della scorta. A circa 2 mesi di distanza, il 19 luglio del 1992, nell'attentato di Via D'Amelio, perse la vita anche un altro giudice impegnato a combattere la mafia, Paolo Borsellino, insieme alla sua scorta. E oggi vogliamo fare memoria di tutti quegli uomini e le donne che con coraggio non si sono arresi alla paura di combattere la mafia. Il giudice Falcone in un'intervista disse: il vigliacco muore più volte al giorno, il coraggioso una volta sola. Il coraggio sta per convincere con la paura, senza farsi condizionare da essa. E noi alunni della scuola secondaria di primo grado, in questa giornata nel segno della legalità e della memoria, vogliamo ribadire il nostro no alla mafia e a tutte le forme di violenza e soprusi esercitate dalla criminalità organizzata. La lotta alla mafia può essere vinta attraverso la condivisione dei valori di libertà, di coraggio e di rispetto, valori che la nostra scuola diffonde quotidianamente. La mafia non è invincibile e Falcone disse che ognuno di noi infatti è capace di combattere con coraggio sul proprio territorio e nei vari ambiti scolastici, ludico e lavorativo. Ogni forma mafiosa e criminale così da costruire un futuro in cui crescere e realizzare le proprie aspirazioni senza alcuna paura. Allora, io voglio ringraziare intanto il sindaco Francesco Fucile, Federica Paterno che mi ha aiutata sia nella veste istituzionale sia nella veste di direttivo delle Agende Rosse. Voglio ringraziare tutta l'amministrazione comunale che ha dato un apporto significativo alla manifestazione, a Don Cesare, all'Associazione Nazionale Carabinieri che è sempre attenta e presente alle nostre manifestazioni. Ai carabinieri e soprattutto al comandante Crocco per il suo intervento, ad Alessandro Guido per la pazienza soprattutto, al dirigente dell'Istituto Comprensivo Gipuciano, a Monica Amodio, la professoressa con cui mi sono interfacciata, a tutte le insegnanti e soprattutto ai ragazzi, voi presenti e quelli che non sono potuti venire.